anche oggi faremo soltanto degli esercizi. Il primo recita quanto segue. Un segnale M di T uguale a coseno di 2π greco F con M di T più Φ, dove F con M è una variabile aleatoria uniforme in 0, 4 GHz e Φ è una variabile aleatoria uniforme in meno π greco π greco e sono due variabili aleatorie indipendenti. E A è una costante e fa 0.1. Bene, questo segnale MIT è convertito in digitale utilizzando un sistema PCM che impiega una banda di guardia di 1 kHz. Un quantizzatore uniforme a 256 livelli e una codifica binaria unipolar return to zero. Prima domanda: descrivere il sistema PCM. Seconda domanda: calcolare il bit rate del sistema, l'SQNR. No, scusate, questa è la domanda C, la terza. La seconda è calcolare banda e potenza del messaggio. Quindi I con M e W banda di M da calcolare. Terza domanda, calcolare il bit rate, l'SQNR, rapporto segnale rumore di quantizzazione, e la banda richiesta per la comunicazione, B con C, dove C sta per channel, la banda occupata sul canale. La prima domanda la saltiamo perché è un argomento di teoria, quindi potete andarla a vedere sui libri. Però se doveste descrivere un sistema, perlomeno rappresentate il diagramma blocchi del sistema PCM, che vi ricordo essere la cascata del filtro anti-aliasing per eliminare l'aliasing eventuale, un campionatore sempre on hold che lavora a una frequenza di campionamento maggiore della frequenza del segnale e la quantità in cui è maggiore è proprio la banda di guardia e viene campionata una quantità maggiore della doppia frequenza della banda del segnale proprio per permettere una ricostruzione al ricevitore senza l'utilizzo di filtri ideali, perché se campiona il tasso in A questo è il filtro interpolatore, deve essere un filtro ideale basso e non si può realizzare. Se voglio utilizzare un filtro reale devo mantenere una banda di guardia e quindi campionare un tasso di maggiore di quello di Nagus. E poi bisogna fare una quantizzazione, in genere si fa una quantizzazione uniforme. Se poi si conoscono anche le statistiche del segnale di ingresso si può fare una quantizzazione non uniforme, che però spesso viene fatta attraverso una trasformazione non lineare che trasforma quella variabile aleatoria non uniforme in una uniforme, si fa una quantizzazione uniforme e poi si fa la trasformazione apposta in ricezione quando il segnale viene ricostruito. E dopo la quantizzazione c'è la codifica binaria e quindi ogni campione viene rappresentato con una stringa di bit.
e ogni bit viene portato da un impulso che può avere forme differenti. La banda è quella di un segnale PAM, che c'è una certa espressione, così come la sua correlazione, ed è dettata dall'ampiezza degli impulsi utilizzati. E siccome l'ampiezza degli impulsi utilizzati è proporzionale all'inverso del tempo di bit, e il tempo di bit è n volte il tempo di simbolo, è pari al tempo di simbolo diviso al tempo di campionamento diviso n, o se preferite n per la frequenza di campionamento, dove n è il numero di bit, ma siccome la frequenza di campionamento è due volte la banda di guardia più la banda del canale, la banda impiegata sul canale, che è dettata dalla banda degli impulsi utilizzati, ha a che fare con la crescere in meglio il numero di bit utilizzati per la quantizzazione. Quindi maggiore il rapporto segnale rumore di quantizzazione che voglio, maggiore sarà il numero di bit di quantizzazione da utilizzare, maggiore però sarà la banda occupata sul canale. E poi potete andare anche più nel dettaglio, ma direi che questo è sufficiente. Domanda B. Ah sì, chiaramente poi vi conviene anche descrivere qualcosa sul rapporto segnale rumore quantizzazione. Potete disegnare la struttura del quantizzatore, la relazione ingresso-uscita, che è una funzione a gradino. Ci sono tre zone di lavoro, una centrale che è la dinamica quantizzatore in cui l'errore è granulare, e due esterne in cui il quantizzatore va a sovraccarico. Se sono soddisfatte tutte le ipotesi che ci sono dette le volte scorse, cioè che la dinamica del quantizzatore è molto maggiore del valore remesso al segnale, così il segnale non va mai in saturazione, l'errore è solo granulare, e se poi si può approssimare la PDF dell'errore come un uniforme, perché magari il passo di quantizzazione è molto piccolo e la PDF del segnale non varia apprezzabilmente in quel passo di quantizzazione, allora la potenza del rumore è solo la potenza del rumore granulare, che è la potenza di una variabile aleatoria uniforme. Domanda B. Calcolare la potenza del messaggio e la banda del messaggio. Poiché viene richiesta banda e potenza, la cosa migliore da fare è calcolare l'autocorrelazione, così il suo valore in zero ci dà la potenza e la sua trasformata di Fourier ci dà la PSD, perché questo è un segnale di potenza. E dal disegno della PSD posso capire qual è la banda del segnale. Il primo passo da fare è calcolare la autocorrelazione statistica. Ma io qui calcolerò anche la media del segnale, perché quello è un segnale SSL. Infatti, se facciamo la media di questo segnale e la media di quell'espressione di sopra, soltanto il fatto che qui abbiamo la media di una variabile aleatoria che è prodotto di una variabile aleatoria e una funzione, anzi scusate, ah non è neanche una variabile aleatoria, è una costante. Quindi lo posso portare fuori. Abbiamo A che è la media del coseno di tutti i greco F con M T più F. Questa media è la media di una funzione di una coppia di variabili aleatorie, e come al solito posso fare la media su una variabile condizionata dall'altra variabile e poi faccio la media sull'altra variabile, quindi media di media. Prima a una variabile aleatoria F con M e ne faccio la media, e poi di quello che esce fuori faccio ancora la media sull'ultima variabile aleatoria rimasta, cioè quella su cui ho condizionato. Ora questa media qui dentro l'abbiamo fatto molte volte, è ovviamente 0 perché la media è un coseno sull'unica variabile aleatoria che è rimasta Φ, quindi è semplicemente 1 su 2π con la densità integrale fra meno pi greco e pi greco della funzione della variabile aleatoria coseno di 2π greco f con m t più x per la densità già messa, 1 su 2π greco sarebbe 1 su 2π greco per la funzione
per la finestra rettangolare in meno pi greco pi greco, ma l'ho già messa escludendo l'integrale, limitando l'integrale a meno pi greco pi greco. Ora l'integrale del coseno sul periodo fa 0 e quindi questa media fa 0 e la media di una costante uguale a 0 è la costante stessa, cioè 0. Insomma, per farla breve, è un segnale a media nulla. La autocorrelazione invece è la media del segnale per il segnale stesso ritardato di una certa variabile tau. La procedura è la stessa, perché adesso ho il segnale per se stesso, ha una costante, la porto fuori, ottengo un quadro. Media di coseno per coseno, ma ogni volta che ho un coseno coseno lo scrivo come un mezzo coseno della somma e un mezzo coseno di differenza. Questa è la somma, più un mezzo coseno di differenza. La media è un operatore lineare, la media del primo è come prima 0, perché abbiamo la stessa identica funzione che avevamo prima, f con n per una costante, adesso la costante si chiama 2t meno tau, prima si chiama t, la stessa cosa, più 2φ, prima si chiama φ. Quindi la prima media fa 0, rimane la media della seconda. Quindi rimane a quadro mezzi media del coseno di 2π f con n. Quella è la media di una funzione di una variabile aleatoria. La media di una funzione di una variabile aleatoria è l'integrale della funzione coseno di 2π greco x tau per la densità, ma è uniforme su 0 4000, quindi la sua densità è 1 su 4000 hertz di x, integrale tra 0 e 4000. Fortunatamente questa è l'integrale che si fa facile, perché è l'integrale del coseno che si chiama seno. Seno valutato a 4000 è seno a 4000, seno valutato a 0 fa 0. Quindi l'integrale è a quadro diviso 2 per 4000 fa 8000. L'integrale del coseno si chiama seno, diviso 2π greco tau. Il seno valutato quando x fa 4000, 2π greco 4000. Quindi fatemi lasciare il mezzo qua sotto e l'uno su 4000 lo lascio qua sotto qui. Così vedo chiaramente si tratta di seno di pi greco qualcosa diviso pi greco la stessa cosa, cioè sinc. Pi greco 8000 tau, sinc di 8000 tau. Media indipendente dal tempo, fatti fare 0. Autocorrelazione statistica indipendente dal tempo, ma dipendente solo dal ritardo. Il segnale è SSL, dunque di potenza, come abbiamo già capito, e dunque la autocorrelazione è semplicemente l'autocorrelazione statistica, non serve fare la media temporale, perché non dipende dal tempo, sarebbe proprio la media statistica. Quindi l'autocorrelazione di M si chiama a quadro mezzi, ma a quadro fa un decimo, al quadrato, perché A fa un decimo, quindi è un duecentesimo per sinc
di 8.000 tau. Possiamo quindi facilmente calcolare la potenza del messaggio. È l'autocorrelazione in 0, la sync in 0 fa 1, rimane un 2 centesimo. Cioè sono 5 kW. Ok? Questa è la potenza del messaggio. Per valutare la banda dobbiamo fare la trasformata di Fourier dell'autocorrelazione, che è fortunatamente molto semplice, perché la trasformata di Fourier è di una sync che si chiama finestra rettangolare. In particolare sync di 8.000 per tau è 1 su 8.000 per finestra rettangolare in F su 8.000. Possiamo anche disegnarla. La finestra rettangolare in F su 8.000 è una funzione che fa 1 tra meno 4.000 e 4.000 e 0 altrove. Quindi se l'asse X è in kHz, la densità spettrale potenza del messaggio è una costante tra meno 4.000, 4 kHz e 4 kHz e 0 altrove. Partezza è 1 diviso, quant'è? 3 zeri, 2 zeri, 5 zeri, 2 per 8, 16. 1.6 per 10 alla 6. Vabbè, ma non ci interessa l'altezza perché era richiesta per valutare la banda, quindi ci interessa soltanto l'asse X. L'altezza sarebbe stata utile se voleva calcolare la potenza del segnale, in modo da guardare e bisogna fare l'area di questa sottesa dalla potenzia spettrale, ma noi l'abbiamo già calcolata nel 2003. Di conseguenza la banda è di 4 kHz. Bene. Domanda C. Calcolare il bit rate. Il bit rate è il numero di bit che vengono mandati nell'unità di tempo. Quindi viene mandato un bit ogni t con b secondi, dove t con b è la durata del tempo di bit, ma siccome questo bit è uno degli ni bit, dei ni bit che rappresentano il campione, e un campione dura t secondi, perché mi è preso ogni t secondi, dove t è la frequenza di campionamento, lo posso anche scrivere come ni su t, dove ni è il numero di bit che rappresentano un campione e t è la frequenza di campionamento, è il passo di campionamento.
quindi l'inverso è T la frequenza di campionamento. Ma d'altra parte, come detto più volte, è ovvio, se il campionatore campiona a frequenza FC, arriva un FC campione al secondo. Ogni campione viene rappresentato ogni bit, il bit rate è N per FC campione al secondo. La frequenza di campionamento abbiamo detto che è due volte la banda più la banda di guardia. Poiché la banda è di 4 GHz, l'abbiamo appena calcolata, la banda di guardia vedo dal test esercizio è di 1 GHz, il nono bit è, lo ricaviamo da lì sopra, il numero di livelli, il quantizzatore. Se è un quantizzatore a 256 livelli vuol dire che sta utilizzando 8 bit, perché 2 alla 8 sono 256. Mettendo assieme tutte queste informazioni, una 5 per 2 10 per 8 80 kilobit al secondo. Va bene? Voglio ricordarvi che se questo è il segnale e veniamo presi dei campioni ogni t secondi, vedete? Ogni campione viene rappresentato con bit, e quindi se questo campione qui veniva rappresentato con la stringa di bit 1 1 0, allora il mio tempo di bit, tempo di singolo, veniva diviso in 3 sottintervalli, e se faccio una codifica unipolar return to 0 vuol dire che sto utilizzando gli impulsi rettangolari ad ampiezza pari a metà del tempo di bit. E questo qui rappresenta il bit 1, questo rappresenta il bit 1, e l'ultimo, poiché non c'è bit, cioè il bit fa 0 ed è unipolare, quindi c'è un'unica polarità, quindi è del tipo on off, qui non c'è segnale, bit 0. Chiaramente il tempo di bit è t diviso il numero del bit. Per questo qui abbiamo scritto che il bit rate è N su T, dove T il tempo di simbolo e T o per tempo di campionamento, la stessa cosa, e T con B il tempo di bit. Per la banda occupata sul canale invece, sfruttando sempre quel disegno, dove abbiamo chiarito che l'informazione che la codifica del tipo unipolare 100 significa semplicemente che sto utilizzando gli impulsi rettangolari ad ampiezza pari a metà del tempo di bit, perché sono unipolare, quindi un'unica polarità, quindi sono del tipo on-off. On c'è l'impulso, off non c'è nessun impulso, e return to zero, quindi l'impulso sale e poi ritorna a zero durante il tempo di bit. Allora vuol dire che la banda occupata sul canale è quella della banda, è la banda dell'impulso base utilizzato, che è un impulso rettangolare ad ampiezza pari a metà del tempo di bit. Ora, l'impulso rettangolare ha una banda che è rigorosamente infinita, se poi però voglio utilizzare la banda, se intendo dire come banda l'insieme dei valori in cui la densità spettrale di energia è rigorosamente diversa da zero, se però come banda intendo quella al x% dell'energia e magari mi tengo
95% di energia. Mi basta prendere due nulli, perché ricordo che la sync, che è il polso rettangolare, la cui trasformazione Fourier si chiama sync, la cui PST, la cui densità spettrale di potenza si chiama sync quadro, riesco a prendere l'energia della sync al 95% di energia, la prendo con due nulli. Col primo nullo riuscivo a prendere il 90%, se non ricordo male. Siccome il primo nullo sta all'inverso della durata, 2 su T, la banda è 2 volte 2 su T. Dove T qui, scusate, T con B, tempo di bit, chiaramente. Vedete? Questo è il tempo di bit, e l'impulso rettangolare è durato a metà del tempo di bit. Ma quindi è 4 su T con B. Ma il numero 1 su T con B l'abbiamo già calcolato, era il passo precedente, che era bit rate. Quindi 4 per 80 fa 320 kHz. Ecco la banda occupata sul canale. Infine dobbiamo calcolare l'SQNR. Che è la potenza, che è il rapporto segnale, quindi potenza di segnale, nel nostro caso il segnale si chiama M, quindi potenza del segnale M, diviso potenza del rumore di quantizzazione. Ora, la potenza del segnale M l'abbiamo calcolata al punto precedente, 5 mW. La potenza dell'errore dobbiamo valutarla. Intanto, per stabilire la potenza dell'errore, devo capire qual è la dinamica del quantizzatore, per capire se il quantizzatore è in sovraccarico o meno. Ora, questa domanda la faccio a voi: qual è l'intervallo di quantizzazione che io vado a scegliere per quantizzare il segnale? Il segnale è certamente, sì, la risposta è corretta, perché il segnale è un coseno che varia in intervallo meno 0,1 e 0,1, quindi i valori dell'ampiezza del coseno da quantizzare sono quelli indicati all'intervallo meno 0,1 più 0,1. Quindi io quantizzo l'intervallo meno un decimo, un decimo, e qui dentro ci metto 256 livelli di quantizzazione, per cui il passo di quantizzazione delta è l'ampiezza dell'intervallo, due decimi, diviso il numero di livelli, che è 256. Questo è il passo di quantizzazione. Ora, il segnale si trova sempre in questo intervallo, perché è un coseno d'ampiezza un decimo, quindi un po' uscire questo intervallo, al di fuori di questo intervallo, quindi il quantizzatore non è mai in sovraccarico. Quindi l'unica fonte di rumore è il rumore di quantizzazione granulare. Visto che la PDF del campione non varia, si può sicuramente considerare quasi costante in un intervallino così piccolo, possiamo assumere che l'errore di quantizzazione granulare sia uniforme.
in meno delta mezzi e concludere l'errore è una variabile aleatoria uniforme tra meno delta mezzi e delta mezzi. Di conseguenza la sua potenza, che è il suo valore quadratico medio, è delta quadro dodicesimo, perché la potenza, cioè il valore quadratico medio di una variabile aleatoria uniforme in meno delta mezzi delta mezzi. Questa è la varianza, ma siccome questa è centrata in origine, la media fa 0, quindi varianza e valore quadratico medio sono uguali. E quindi fa questo numero un dodicesimo che moltiplica 2 decimi, che sarebbe delta, diviso 256, che è 2/8 al quadrato, quindi è 4, diviso 12 fa un terzo, e sotto abbiamo 2/8 al quadrato fa 2/16 e 10 al quadrato che fa 100. Tutto quanto messo assieme cosa dà? (5/10⁻⁸). Sì, però io volevo fare direttamente il calcolo del rapporto fra questi due, quindi abbiamo il numeratore 1 su 200. Al denominatore abbiamo 1 diviso 3, 2/16, 100, e cioè abbiamo, riportato di sopra, 2/17, giusto? No, scusate, 2/16. A 15/16, perché 100 e 200 semplifica, 2/16 va sopra, il risultato fa 2/15 e rimane 3/3, scusate. (2/10) 1024, 2/5 512 e 3. Quant'è questo prodotto? 98.304. Che i decibel sono? Quasi 15, quasi 50 dB. Mi confermate che è 50 dB? 49.9. Vabbè, buona approssimazione. E questo è un esercizio. Se non ci sono domande, ne facciamo un altro. Ponte radio collega due punti a distanza di 20 km. Ponte radio. Viene utilizzata la modulazione 64 PSK con coditi e grey. Ed impulsi radice di coseno rialzato.
La banda è impiegata per la trasmissione, quindi quella occupata dal segnale modulato sul canale, l'abbiamo sempre chiamato B con C, dove ci sta per channel, è di 200 kHz. La frequenza della portante utilizzata per la comunicazione è di 3 GHz. La potenza utilizzata in trasmissione, disponibile in trasmissione, è di 50 mW. Vengono utilizzate antenne in trasmissione e ricezione con guadagno di 15 dB. Il rumore è AVGN con PSD pari a N0,5, 2 per 10 alla meno 21 watt per hertz, e sono presenti ulteriori attenuazioni per una montata totale di 20 decibel. Riportare il ricevitore ML. Schema blocchi e regola decisione. Ricavare la regola decisione. B. Calcolare l'SNR ricevuto. C. Calcolare il bit error rate del sistema. Bit error rate sarebbe probabilità di errore sul bit, quindi tasso di bit errati, cioè probabilità di errore sul bit. Prima domanda ve la rispondo rapidamente per grosse linee, perché è una domanda teorica, potete ricercare come detto sul libro. Ma sicuramente dobbiamo dimostrare quella regola di decisione ML. Come si fa per fare questo? Si prende il segnale ricevuto RT e si campiona, proietta il segnale su una base ortonormale. Qual è la base ortonormale? Beh, in questo caso si tratta di una modulazione bidimensionale in banda passante, la base ortonormale già la conosciamo, si chiama 302 coseno per l'impulso e meno 302 seno per l'impulso. Qual è la regola di decisione che dobbiamo utilizzare? Quella coerente o quella incoerente? È una modulazione di fase, l'informazione immagazzinata nella fase, in banda passante non c'è modo di recuperare la fase se non si stima la fase aleatoria introdotta al canale, solo demodulazione coerente. Quindi ricapiamo la regola di decisione ML coerente. Si proietta su una, il segnale ricevuto nel cappesimo intervallo di segnalazione su una base ortonormale, ecco la base ortonormale. Per cui il segnale ricevuto al cappesimo intervallo, allora la forma è tipo R con K, un vettore bidimensionale, che io qui rappresento come monodimensionale perché sto utilizzando una nozione complessa.
però possiamo anche fare bidimensionale. R1K coordinato 1, R1K coordinato 2 uguale segnale ricevuto, che è uno dei possibili segnali trasmessi, non sappiamo quale, fatemelo chiamare S, più rumore gaussiano bianco, coordinato 1 e coordinato 2. Il rumore è chiaramente una variabile teoria gaussiana a media 0 e matrice covarianza n 0 mezzi, sigma 4, fatemelo chiamare, identiche. La densità di questa variabile teoria, anzi vettore, condizionata dal valore del simbolo trasmesso, del segnale, è una gaussiana. Quindi la presidianza è quella di una gaussiana. A media questo numero qua, questo vettore qua, e varianza si magode detti. La regola di decisione ML è dunque quella che massimizza la presimiglianza e dunque deve minimizzare l'esponente. Ed è quindi S cappuccio uguale arg min la norma tra R con K e tutti i possibili S trasmessi. Potete scriverlo anche come sviluppando il quadrato come doppio prodotto del primo, come quadrato del primo, quadrato del secondo e doppio prodotto. Nel caso di modulazione PSK il quadrato del secondo è l'energia del segnale, sono tutti uguali, quindi per una PSK conta soltanto il prodotto scalare, quindi dovremmo massimizzare il prodotto scalare fra il segnale ricevuto e uno dei possibili segnali trasmessi. Ma per la PSK è ancora più semplice, perché se fate il massimo di un prodotto scalare, questo prodotto scalare è il modulo per il coseno dell'angolo. Il modulo è uguale per tutti quanti, perché è R con K, che non dipende da S, per S e S è un segnale sulla circonferenza unitaria, quindi a modulo 1, o meglio a modulo radice di energia. Quindi quello, se volete svilupparlo, diventa arg max su tutti i possibili simboli che possono essere stati trasmessi, che sono 64 QM, quindi sono 64 simboli. Del prodotto scalare fra R e uno dei possibili simboli trasmessi, che sono radice di E per coseno dell'angolo, seno dell'angolo. Se lo guardate come notazione complessa, che continuo a scrivere qui, è arg max di R con K per radice di E elevato a meno I teta con I, perché un vettore bidimensionale reale è come un numero complesso, quindi ho sostituito R con K con R con K numero complesso, e questo è semplicemente radice di E per elevato a I fase. Non confondete la I qua di unità immaginaria con la I qui che vi dice il vigesimo segnale, anzi, per non confonderci, fammi fare il massimo su J. E meno, perché quando faccio il prodotto scalare sarebbe il primo per il condicatore del secondo. Ma questo prodotto scalare è modulo, che è modulo di R con K per radice di E, che non dipende da I, per coseno dell'angolo, che è la differenza fra l'angolo di R con K e teta con I. E quindi questo è minimizzato quando prendete il teta con I più vicino all'angolo di R con K.
Giuliano Geco, che mi sembra una banalità, perché sapevamo che si trattava di una modulazione PSK e quindi è una modulazione in cui i segnali stanno sulla circonferenza di centro 0 raggio 1, scusate, sulla circonferenza, e quindi le regioni di incisione sono semplicemente degli spicchi, no? Quindi ho scelto per questo segnale qua se l'angolo del segnale ricevuto è più vicino a questo angolo qui che non agli altri angoli. Quindi viene fuori esattamente quello che sapevamo. L'abbiamo ricavato per la milionesima volta. Quindi se questa regola ML, che è sempre la stessa, lo schema blocchio ricevitore è quello che prevederà la proiezione su queste due funzioni in base. Se preferite potete fare la conversione in banda base e poi dopo il filtro adattato l'impulso. Campionate. Valutate l'angolo e prendete l'angolo più vicino tra i possibili angoli rappresentativi di possibili 64 segnali, quello più vicino all'angolo del segnale ricevuto. Oppure, se preferite, utilizzate la norma minima, minima norma, quindi la norma fra R con K e radice di E elevato a I beta. Andate nelle minime istanze, insomma fate quello che più vi piace. Il disegno di schema blocchi non lo faccio nemmeno. Ripeto, sono andato molto veloce e soltanto per grosse linee, perché è un argomento di teoria, cioè non è un esercizio, quindi anche se poi applicato a questo formato di modulazione diventa poi un esercizio, ma l'abbiamo fatto molte volte. Andiamo invece ai punti B e C. Punto B, valutare il segnale ricevuto, si tratta di un ponte radio, quindi un collegamento radio. Per valutare il SNR ricevuto devo valutare la potenza del segnale ricevuto e dividerlo per la potenza del rumore. La potenza del segnale ricevuto è quella di un collegamento wireless radio ed è semplicemente la potenza del segnale trasmesso per il guadagno dell'antenna in trasmissione, per il guadagno dell'antenna in ricezione, diviso il patros in spazio libero, che è 4 pi greco d su lambda, dove lambda al quadrato, dove lambda è la lunghezza d'onda, e cioè è C diviso la frequenza della portante, ma siccome la velocità della luce è 3 per 18 metri al secondo e la frequenza portante è 3 GHz, quindi per 3 per 19, la lunghezza d'onda è un decimo di metro, cioè 10 cm. In realtà, oltre a queste attenuazioni, propagazione spazio libero, sono presenti ulteriori attenuazioni per un totale di 20 decibel. Devo metterci qua anche le ulteriori attenuazioni. 20 decibel vuol dire 100, quindi qua devo metterci il numeretto 100. Non confondere i decibel con i naturali. Quindi abbiamo 50 milliwatt, 5 per 10 alla meno 2, per il guadagno in trasmissione 10 elevato alla 15 decimi, 10 elevato a 1.5, per guadagno di ricezione 10 elevato a 1.5, quindi 10 elevato a 1.5 del guadagno di trasmissione, per 10 elevato a 1.5 del guadagno di ricezione fa 10 elevato alla 3, diviso 4 pi greco al quadrato lambda è un decimo di metro, al numeratore fa 10, al quadrato fa 100, distanza al quadrato 20 km, quindi è 20 per 10 alla 3, cioè 2 per 10 alla 4 al quadrato, 4 per 10 alla 8, ulteriori perdite 20 decibel, 10 al quadrato. Cercare di semplificare tutto quello che si può semplificare.
8 e 2, 10 e 2, 12. Mi portate sopra 10 meno 12. Quindi 5 diviso 4 al cubo, 2 greco al quadrato, 10 meno 12. Che fa? Quanto fa 5 diviso 4 al cubo per pi greco al quadrato? Scusate, forse non ci ha fatto io il computer, così vediamo anche di perdere tempo, facciamo anche l'esercizio di prima. Prego? 8 e 2 10 e 2 12, scusate, 8 e 2 10 e 2 12, ma c'è un 10 sopra, quindi meno 11. Vediamo direttamente quant'è il conto finale. Non ce l'ho, c'è soltanto il rapporto segnale rumore, quindi per favore fatemi questo conto così vediamo. Dobbiamo fare 5 diviso 4, diviso 4, diviso 4, diviso pi greco, diviso pi greco. Allora dovrebbe essere 3,15 per 10 alla meno 11. Non è possibile, c'è 10 meno 11 qua. Perché questo era un controllo materiale, però 8 per 10 alla 14. Per 10 alla meno 14. Questo è già più plausibile perché ho meno 11 qua e qua 4 pi greco, 4 al cubo per pi greco al quadrato, quanto sarà? 16 per 4 per pi greco al quadrato, quindi due ordini di grandezza ci possono stare. E questi sono quasi due ordini di grandezza. Va bene, qualcosa del genere in ogni caso. Ricordatevi di fare bene i conti il giorno del compito. L'SNR ricevuto è il rapporto fra la potenza di segnale ricevuta e la potenza del rumore. Abbiamo detto che il rumore recessione è quello causato dall'antenna ricevente, che è una sorgente di rumore a temperatura di rumore, quello che sia, perché qui ci danno direttamente non la temperatura di rumore ma il valore N0, che è la costante di Boltzmann per la temperatura di rumore. La potenza del rumore quindi in una certa banda B è KTB, K per T è la costante N0, quindi rimane N0 per B, dove B è la banda del ricevitore. La banda equivalente del rumore ricevitore non è segnata e allora prendiamo come banda la banda del segnale utile, quindi assumiamo che il filtro sia ideale, qui la banda è 200 kHz. La densità, il doppio della densità di rumore N0 è, abbiamo detto, N0 mezzi è 2 per 10 alla meno 21, N0 è 4 per 10 alla meno 21, watt per hertz. Otteniamo quel numero là, diviso 4, quindi quello è quasi 8, diviso 4 fa ovviamente 2, e poi abbiamo 10 alla meno 14 per 10 alla più 21, abbiamo 10 alla 7 diviso 200 kHz, 10 alla 3 più 2 fa 10 alla 5, 7 meno 5 fa 2, 100, sono 100, quanti sono? 10 alla 2 quindi sono 20 decimi, ok? La potenza ricevuta è 8 per 10 alla meno 14. Ah, ok, devo che sta come 8. Diviso 4 per 10 alla meno 21. Qua fa 2, sì, scusi, avevo. Fa 2 per 10 alla 7. Ma c'era anche una banda che è 200 per 10 alla 3. 3 e 2 fa 5, sottratta 7 fa 2, 10 al quadrato. 2 diviso 2 fa 1, 10 al quadrato. 20 decimi.
Sì. Rispondiamo all'ultima domanda. Calcolare il bit error rate del sistema. Bene, per calcolare la probabilità di errore ci serve la, sul bit, ci serve la probabilità di errore sul bit per la modulazione 64 PSK. Ma quella probabilità di errore sul bit certamente dipenderà dalla quantità di condivisione 0, perché tutte le probabilità di errore che abbiamo visto dipendono dalla quantità di condivisione 0. Ora io vi ricordo che l'SNR può essere scritto anche come R sub doppio per condivisione 0, perché l'SNR è il prodotto fra la potenza ricevuta, è il rapporto fra la potenza ricevuta, e la potenza può essere scritta come bit rate per energia media per bit, e la potenza del rumore, che è N0 W. W in questo caso si chiama B con C, ok? Fatemi chiamare W anche B con C. B con C anche W, così non mi sbaglio ogni volta. Poiché l'SNR abbiamo appena detto che fa 100, per calcolare la quantità di condivisione 0 ci serve il termine R sub W. A questo punto dobbiamo sfruttare il fatto che conosciamo la forma d'onda trasmessa. Infatti gli impulsi utilizzati in trasmissione sono impulsi radice di coseno rialzato con fattore roll-off pari a 0.2. non l'avevamo scritto prima. Il motivo di utilizzare radice di coseno rialzato, lo ripeto, è che se in trasmissione utilizzo un filtro radice di coseno rialzato, la regola di CMML in ricezione prevede di fare un filtraggio adattato e poi campionare. Filtraggio adattato ha un filtro radice di coseno rialzato e radice di coseno rialzato convoluto radice di coseno rialzato e poi campionato. Il prodotto di convoluzione fra i due è un coseno rialzato, che quando viene campionato non dà poco easy, e quindi la devoluzione simbolo a simbolo è ottimo. Il coseno rialzato, e anche la radice coseno rialzato, hanno una trasformata di Fourier, quindi andamento in frequenza, che ha questo aspetto, e la banda occupata dipende dall'inverso del tempo di simbolo 1 su t più un eccesso di banda che pare a 0.2 nel nostro caso, half, il fattore roll-off del coseno rialzato. Quindi il coefficiente R su W che stiamo cercando è dato dal rapporto tra il bit rate, numero di simboli logaritmo al numero di simboli inviati, cioè il numero di bit inviati, cioè lo QDM, diviso tempo di simbolo, e banda, ma la banda è 1 più alfa su t. Il tempo di simbolo, come vedete, non conta nulla nel rapporto R su W. E abbiamo che il coefficiente R su W è pari a log 2dm diviso 1 più alfa. Ora, log 2dm è log 2,64, quindi 2 alla 6, quindi 6, diviso 1 più alfa, 1.2, che è 12 decimi, quindi 10 al numeratore, diviso 2. Un mezzo di sì, 5. Quindi R sub doppio fa 5, e abbiamo quindi appena calcolato il coefficiente e condivisione 0 che ci serve per valutare la probabilità di errore sul bit, che è 115, quindi è 20. Sono 13 dB, perché 2 per 10, 10 sono 10 dB e 2 è 3 dB,
Ok. Tuttavia, per valutare la probabilità di errore sul bit non ci serve solamente la quantità di commissione 0, ma dobbiamo utilizzare qualche espressione. Dobbiamo fare qualche conto in più. Allora, intanto dobbiamo sfruttare il fatto che ci dice che la modulazione e trasmissione utilizza una codifica di Gray, per cui la probabilità di errore sul bit quando il rapporto segnale-rumore è sufficientemente alto, cosicché la probabilità di errore è sufficientemente piccola sul simbolo, allora in questo caso la probabilità di errore sul bit è circa uguale alla probabilità di errore sul simbolo diviso log di n. Cioè, quando sbaglio è perché confondo un simbolo con un simbolo adiacente, nel qual caso, poiché i simboli adiacenti riferisco per un solo bit, ogni volta che sbaglio un simbolo sbaglierò un solo bit. Quindi è, nel nostro caso, probabilità di errore sul simbolo diviso 64. Questa valida soltanto in elevati rapporti segnale-rumore, cioè in caso in cui la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola, quindi dovremmo verificare ex post. Quando andiamo a valutare la probabilità di errore sul simbolo? Se questa è veramente piccola, allora questa approssimazione vale. Se vi fate tutti questi conti e scoprite che la probabilità di errore sul simbolo fa 10 a meno 1, allora c'è un problema. Questa approssimazione che avete fatto non vale. Ora, qual è la probabilità di errore sul simbolo? La probabilità di errore sul simbolo di una PSK, l'abbiamo vista, è compresa fra la PEP, Pairwise Error Probability, e la Nearest Neighbor Approximation. Ma qui, se la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola, la Nearest Neighbor Approximation, scusate, Nearest Neighbor Union Bound, quindi la probabilità di errore sul simbolo per una 64 QM è compresa, l'abbiamo visto volte fa, tra la Pairwise Error Probability, che è Q di D su 2 sigma, e il Nearest Neighbor Union Bound, che è Q di D su 2 sigma per il numero medio di vicini. Ma per una PSK vi ricordo che i vicini quanti sono? Ognuno ha due vicini. Sono spicchi, no? Ogni simbolo ha soltanto due vicini, quello di sinistra e quello di destra, quello di sopra e quello di sotto. Quindi il numero medio dei vicini è 2. Questo è il Nearest Neighbor Union Bound. E la Nearest Neighbor Approximation è uguale al Nearest Neighbor Union Bound. Ma siccome siamo in elevati rapporti segnale-rumore, perché, o meglio, questa è valida soltanto quando la probabilità di errore sul simbolo è molto piccola, la Nearest Neighbor Approximation. E ma noi ci stiamo mettendo in questo caso. Quindi questa qui è circa uguale a 1/64 per due volte Q di D, qui non è la distanza tra trasmettitore e ricevitore, ma è di min. Un sesto per 2 fa un terzo. Ora, di min su 2 sigma, che cos'è? È radice di D quadro min diviso 4 sigma quadro. Ok? Ma sigma quadro è la PSD del rumore, cioè n 0 mezzi. Quindi questa roba qui diventa radice di 1 mezzo di quadro min diviso n0. Posso moltiplicare e dividere per e con b, e questo oggetto qua è, come al solito, efficienza e impotenza. Quindi quella quantità lì diventa 1/3 q di 1/2 efficienza e potenza per i commissioni 0. Sto ripetendo sempre gli stessi conti, avrei potuto direttamente scrivere questo, già lo sapevamo, però almeno li ripetiamo per l'ennesima volta, così diventano
si spera che vengano compresi al meglio. Quindi siamo, siccome il coefficiente con bisogno di 0 abbiamo già calcolato, ci manca soltanto da ricordare quale sia, quale fosse la efficienza e potenza di una modulazione TSK, ma fortunatamente una footnote, una nota a piè pagina dell'esercizio ci diceva: si ricordi che l'efficienza e potenza di una MTSK è 4 log 2 di M sin quadro di pi greco su M. Quindi nel nostro caso cosa abbiamo? Log 2 di M fa, abbiamo detto, 6, per 4 fa 24. Diviso 2, perché c'è un mezzo, fa 12. Poi ci sta sin quadro di pi greco su M. M è 64, quindi pi greco è 64. E poi c'è il bisogno 0 che si chiama 20. Questo numero qui dentro fa, l'ho già calcolato, 3,78. Una volta avete già fatto la linea. E Q in 3,78 poi diviso per un terzo fa 2,6 per 10 meno 5. Come vedete stiamo parlando di 10 a meno 5, quindi quella probabilità di errore sul simbolo che è di questo stesso ordine di grandezza, e quindi vale sia questa approssimazione che questa approssimazione qui. Questa è la nearest neighbor approximation. E questa è perché sto effettuando una codifica di Gray. Yeah.